Ed eccoci qua, bentornati tutti quanti. Secondo appuntamento, secondo episodio di questa Discomfort Zone, apprezzatissima dal pubblico, un po' meno dalle mie coronarie, ma insomma, così è. Rockenzo giustamente dice: Francesco sta per arrivare, sta prendendo un calmante. Ed è vero. Saluto tutti. Ciao Max, ciao Enzo, ciao Penosti, ciao Dor, ciao giocatore anziano, ciao sai che ballerina, sai dove tu devi ballare ballerina, Federico, Mantis, Fabio, Joe, Man vs Food, Gugo, ciao a tutti, ciao, 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 ciao. Dunque io direi senza ulteriori indugi di andare a cagarmi addosso. Se per voi va bene. Allora, così e così. Dove eravamo rimasti? Ok. Ok. Eravamo rimasti nelle fogne. Avevamo sceso quella scaletta. Che c'è qua. No, aspetta, 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 aspetta. No, non ci ho capito nulla. Avevamo salito? Eravamo saliti da là. Eravamo saliti da là. Va bene. Oh. Ma come non ci sei? Veroside! Veroside, scusa. Eccoci, anche tu, Alberto, Pixel Dream, tutti quanti, Tribal Moo, tutti, Rick. Ciao. Pixel Dreams, bellissima camicia come sempre. Grazie, grazie. Questa fa parte della collezione classica, in verità, eh. Aspettate che ho bisogno di fare una roba. Ecco. Farai quindi dopo il DLC Resident Evil 7 poi Outlast 2? Che cazzo dici? Che cazzo è? Ma che cosa? Ma sta cantando? C'era qualcuno, giusto? Dove cazzo è andato? Golasso, sì, sì, li farò in questi in quest'ordine. Il DLC lo faccio. Ma una batteria che ci va sempre comodo. Outlast 2, peraltro, non si sa quando esce. Insomma, lo scopriremo. Solzi, ciao Fra, ciao chat, guarderò la differita domani, buona serata, ciao, grazie per essere comunque passato a salutare. Ma chi è? No, questo mi attacca, io lo so. Io adesso scendo e lui mi fa delle robe turpi dietro. Male world o female world? Female world! Oh oh oh. Chiuso, ovviamente. La promessa di qualche contatto femminile è infranta così, di fronte a un cancello ed un fiume di sangue. Bastardi.
Vabbè. Allora, le luci nella mia stanza, quelle ambientali, sì, però ho dei faretti che mi illuminano il green screen, altrimenti non si vede. Questo c'era anche all'inizio, vero? Un pezzettino di intestino tenue. E noi lo lasciamo lì. Io mi cago in mano. Che cosa cazzo è? Che cosa cazzo è? Non capisco niente, ragazzi. Cos'è? Che cos'è? Poi quanto si mette ad ansimare. Certo. Ti devi accucciare qua nel fango, nel sangue e nel dolore. Fanculo. Ciao Passerotto. No, io non ci voglio vedere. Io lo so che adesso c'è lo schifo. Vedi qua. Vai. Sì, Supi Spawn, sono su PC. Gollasso, sì, faccio anche Resident Evil e abito vicino a Firenze, non proprio Firenze. No, eccoci, lo so. Eccoci, lo so, porca miseria. Che cazzo c'è? Dove devo andare? No, ragazzi, no. Dove devo andare? Sì, ho capito, sto finendo la batteria. Su? Come faccio ad arrivarci, scusatemi. Ah.
sì, ho capito. Ok, ok. Ok. Eccolo, eccolo, questo si alza, io lo so. Vieni, alzati, son pronto, bastardo. Ragazzi, io mi sono perso, non capisco più nulla. Non stavo arrivando da qua, vero? No. No, ragazzi, sta roba dell'acqua e del buio mi mette un'ansia. Ciao Seth. No, ma loro sono malatissimi. Sto consumando delle cazzo di batterie. È tutto buio. E... eccoci. No, dove cazzo è? No, che... no, ragazzi, sento delle cazzo di catene, non ci sono, non c'è, non so da dove arrivano, dov'è? C'è uno con le catene. Oh ragazzi, ma dove cazzo è questo? Dove cazzo è? È sopra, è sotto, dov'è? Dov'è? Eccolo. Eccolo. Raga, ma dove devo andare? Che cosa devo fare? No, io sto consumando troppe batterie. Dovete dirmi che devo fare. Questo nell'acqua a mollo che va avanti con le catene. No, basta, mi faccio ammazzare e riparto, ragazzi, perché ho consumato due batterie, non so che cosa devo fare, dove...
Dove cazzo devo andare? Oh, 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 oh. Sono salito, sono salito. No, 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 no! Non, no, no, non, dove cazzo sei? Dove cazzo sei? Dovevo salire da quell'altra parte. Ma aggrappati, 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 ti devi aggrappare! Non salirà mai anche qui ora, eh? No, 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 no! Sì, 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 sì! Chissà che cazzo c'è qui dentro. Che cazzo di posto è questo? Che cazzo di posto è? Cazzo. Sono passati 20 minuti, ragazzi. Ridatemi le batterie, per favore, ce n'ho una sola, dai, forza. Ridatemi le cazzo di batterie. Certo, certo, non... Sì, vabbè. Ma quale labirinto? No, non mi dite, c'è anche un labirinto. Che è sto sfiato? Che è sto sfiato? Certo. Certo. Cazzo di fosse comuni. Ora lui scrive la nota. Dov'è che me la leggo? Necromantico ha scritto. Vaffanculo a questo posto di merda. Bravo. No, sul serio, vaffanculo. Oh, vaffanculo.
Passerotto. Passerotto. Raggiungi il piano terra dell'ala maschile. Raggiungo il piano terra. Ragazzi, però, ditemi una roba. Quanto manca? Sì, certo. Che stai lì muto, zitto, bendato, piano terra, devo andare di sotto. Che cos'è che trema adesso? Avete visto? Trema. Siete ragazzi, io non ce la fo. Chi è che ansima? Cazzo esce da ste tende, io lo so. No ragazzi, finché non finisce sta cazzo di musica di morte io non vado avanti. Basta! Dai, spaventami, dai, forza. Dai, forza, dai, forza, esci, esci, dai, forza.
Quindi io sono venuto qua per nulla. Questo documento lo voglio leggere. Lo voglio leggere. Oh raga, io non so dove andare adesso. Ah, lassù, 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 aspetta, 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 aspetta. Non ci sta che sia morto lì. Dove non ho capito nulla, ragazzi, non ho capito che cazzo succede. Ragazzi, non ho capito che cazzo è successo, dove sono saltato, che cosa devo fare. Down there. You're not one of them, are you? Quick, get in the dumpster if you want to live. That's not the man who assesses a man. God damn it!
the right place here, buddy. Hey, you're the deception priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Gollasso per Switch, sto via giovedì e venerdì. E gli altri eventi per Wildlands, Horizon e la lineup sono... Mi sembra Wildlands 17-18, Horizon 23-24, no, e la lineup fine mese. You wanna head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. I'm putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. No, I'm not. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and, oh, movies. And it'll give us a chance to talk. What a child, Mudo. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. Many people get scared. There's like the turn of God is God died with the cold spray. I want to a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all the money's gone? No, cazzo fai. Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. No. You paying attention? Don't pass out on me. There's a lot for you to absorb. No. Look at this. Better, right? You understand what we cheat here? We made the consumer get the means of production. This thing is gonna sell itself! So sì. No, ma io. Però mi devo andare dietro, scusatemi. He's still alive.
to the Syndicate's lakers, it works too well. They can control it. And you can't control it. Nobody! If I do, he'll kill you. He's coming now. Trigger! Trigger! Ah! Oh! No! Vabbè, no, mi hai preso. Vabbè, vaffanculo. I see what's happening here. No, vabbè ragazzi, non c'è un attimo di respiro, non c'è un attimo di respiro con questo che urla ste robe terribili. Syndicate's lakers. It worked so well. They can control it. And you can't control it. Nobody! If I do, he'll kill you. He's coming now. Trigger! No. Stai sotto. Ma perché? Perché? I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Oh, ragazzi, ma sono diventato bianco. E ora lui? Gonna walk on me? If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a queer! Come on! Alright, you can figure this out. Let's solve some problems. Dove è andato? Devo andare là io? Dove devo andare? Non mi dite che devo tornare da dove è venuto lui, no. Apri la porta, aprimela. Dove devo andare? Vede. No. Buddy! No. Thank you.
him like Jagger. He got a gene and he's still alive. So the Sernicky Snakers, he worked so well. They can control it. And you can't control it. Nobody! He'll find you! He'll kill you! He's coming now! No! Sì, Sky Blue Ross, lo so, devo smettere di strisciare, non striscerò più. No, non è una promessa che posso veramente mantenere. Dai, forza, fai il tuo discorsetto. Traeger! The Sernicky Snakers, he worked so well. Fox Sound, grazie. And you can't control it. Nobody. He'll find you. He'll kill you. He's coming now. Trigger! I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Sì, Adam, sì. I'm here for you. Porto anche il DLG. Abbiamo un visitatore dalla Russia, oltre a Double D, Tommy Hunter, Foxhound, Sky Blue Ross, che ci raggiungono e che saluto. Abbiamo anche Snit Kneed. Hi guys, I'm from Russia. Hi. Ora, se lui se ne va... Fuck! Fuck, really? You aren't gonna walk on me! Che cazzo dici, mi serve una chiave? No. Come mi serve una chiave? Double, non avevo visto. Frega a me della batteria. Che cosa me ne frega della batteria? Voglio una chiave. Ragazzi, ditemi dov'è la chiave, per favore. Fatemi questo piacere. Ciao Giacomo, io resto qua fermo. Dovrebbe esserci un cunicolo su da qualche parte. Sti cazzo di cunicoli. Eccolo. Che non si vedono, certo, pieno di sangue.
Perché volete le mie GIF? Perché volete le GIF in cui soffro? Qua c'è l'ascensore, ok. E intanto abbiamo aperto la porta dell'ascensore. C'è la porta che ci riporta all'ascensore. No, 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 no. What are you trying to do? I gave you a chance. You know. Try it. Well, I can't help. No, 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 no. Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people. Vattene, ci sei sicuro da quella parte. I should have got his feet. Bisogna scappare, questo volevo sapere. Cioè, perché io non sono abituato che Alien era inutile scappare sostanzialmente, devi solo nasconderti. Beh, lo sappiamo che adesso arrivi tu, lo sappiamo, sì. Lo sappiamo. Lui sarà passato da qualche parte. È qua, è passato da qua. Che ovviamente è chiuso. Io adesso non so più dov'è. Non so più dov'è, ragazzi. Sono condannato a una morte schifosa. Non so più dov'è. Non so più dov'è. No, ma che guarda anche sotto i letti. Ma che cosa dici? Hey, nobody likes a quitter. Thank you.
Basta. Basta. Ho deciso che mi chiudo nel bagno. Non so dov'è sta cazzo di chiave. Ragazzi, dov'è la chiave? Questa chiave, ve lo dico. No! Grappati. Yeah, I should have got his feet first. Golasso, non si sa quando esce sto Outlast 2, spero più distante possibile. Oh, allora deve proprio venire di qua, cioè ha proprio rotto i coglioni, cioè deve proprio venire. Andiamo, forza! Vieni qua, acchiappami, facciamo sto giochino. Ragazzi, per favore, se sapete dov'è questa chiave,
Oh. These bureaucrats. Corporate money. Golden parachutes. Yeah, 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 so far. Where are the survivors? Where are the sharks? Ah, qua, qua, qua. Maremma miseria, mi sbaglio sempre. Oh. Vabbè, sì, dai, forza. Dai, ho capito. No, Natsume, fra questo e Alien è sicuramente peggio questo. Sicuramente peggio questo. Cioè... Beh, perché non esci adesso? Vieni. Sì, sì, ci si fa adesso, Ross, ci si fa. Vieni, vieni. Allora, ora devo girare. Ma dove? Qua. Ma questo poi dopo va via, vero? Cioè in questa scena e poi se ne va da dove è tornato con quelle sue forbici di... Dov'è? Cos'è questo rumore? Che cosa cazzo è questo rumore? Come ha fatto a vedermi? Come ha fatto a vedermi? Come cazzo ha fatto a vedermi? Come non... Come? E come ha fatto a perdermi adesso? A perdermi di vista? Dov'è? 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 Hey, nobody likes a quitter. Cazzo, ma come si fa? E poi mi incastro sempre qua, sì, vai. Sì, 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 acchiappami, vai. Ma lui sempre sto giro deve fa avanti indietro in questo corridoio. Io oh,
Dai, muoviti, forza, si è capito. Sì, sono qui. Hey, nobody likes a quitter. Sono qua, sono qua. Hold up there, buddy. Ah, sì. I'm a close. That's who I am. Sì, Ross, devo andare esattamente lì, però mi sembra di aver visto che c'è un mobile da spostare. No, 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 ma perché proprio ora? Perché proprio ora? Ragazzi, ma è qua? Devo buttarmi sotto? Oppure è prima la chiave? Non mi fate scendere, poi rimuoio e dobbiamo rifare tutto. Io non ce la posso fare. Ditemi se mi devo buttare da questa parte del cunicolo o dalla parte precedente del cunicolo. Ditemelo, per favore. Qua. Marco Ciale, vabbè, io vi saluto, il resto lo vedo in replica, ok. Grazie per essere stato qua fino ad adesso. Salvataggio! 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 Ah! Dei documenti e la cazzo di chiave. Com'era dall'altra parte? Non mi dite che era dall'altra parte e che adesso devo rifare tutto. Non me lo dite. Max,
Sono provato, veramente provato. E manca ancora 50 minuti. 50 minuti. Alessandra. Ammira la perseveranza. La chiave. La chiave. Oh. No, no! Ha richiuso, capisci lui cosa ha fatto? Ha richiuso, perché di là c'è l'ascensore, lui ha richiuso questa testa di cazzo. Faccio un passo e lui fa anche. Io lo so. No, ragazzi, aspetta, mi fa male la testa. Dalla prossima volta facciamo un'ora, eh? Io due ore non so se ce la faccio. Dov'è che sono adesso? Ah, ok. Voglio leggere che ha fatto. Note. Ah, come preparare una spremuta di Traeger. 1, spremilo, molto bene. Bene. Simpatico, questo nostro protagonista. Ma ora riesco a salire oppure era... Ok. Ok.
un po' di sollievo. Lo so che per i prossimi 4 secondi posso stare tranquillo. Sono già passati. Col sollievo vi abbandono. Ciao Sky Blue Rods, alla prossima. Grazie per averci seguito. Già la musica, eccoci. Il cazzo di violino. Chi è? Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Pazzo. Poi le apre, le apre. Le porte che non si sa da che parte si aprono. No, è un gioco, cioè è proprio una discesa agli inferi sta roba qua. Cioè, non ho mai avuto un momento di dire adesso questa sezione è tranquilla. Cioè, mai, neanche un secondo, mai. Non ce la faccio, non... Questo va giocato a boh, pezzettini di un quarto d'ora, non lo so. Certo. Senza le dita, gli hanno strappato le dita. All of it. Murtaugh took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. Secondo voi, appena attivo gli spruzzatori, questo che voleva bruciare tutto, che cosa fa? Si incazza e quindi non attivarli, lui tanto è disturbato mentalmente, si è visto, no? Lasciagli bruciare le cose, si diverte così. No, deve andare a punzecchiarlo, perché poi quando rientri in quella stanza lui ti fa Se soffre di allucinazioni, faccelo sapere. Il disordine da stress di vicinanza con patologie psichiche non è nulla di cui vergognarsi. Parla con il tuo supervisore per ricevere assistenza da parte di un consulente. No, collasso. Youtuber no. Non è nelle mie corde. Cioè che poi in realtà su YouTube ci siamo, facciamo le dirette. Commentiamo le news principali. Huh.
Natsume, mi hanno detto che dura 8 ore al massimo. Ah, qua è tutto bruciato. Qua è tutto sprangato. Nemmeno lui prende in mano il pomello. Il pomello! Allora, dove saranno questi attivatori? Saranno nella stessa stanza. Caffetteria. Saranno qua dietro? Ah no, no, da qua si passa, da qua si passa. Eccolo, eccolo. Salvataggio, salvataggio. Non c'è acqua nell'impianto, deve prima aprire due valvole. Sappiamo tutti quando ci sono valvole, pompe di mezzo. Che cosa succede? Succede. No, no, no. E poi lui comincia ad ansimare. Ascoltando, Sento la luce? Sto andando completamente a caso. Certo, bravo. Bravo. Bravo che hai chiuso mezza porta. Bravo. Ma ste valvole dove sono? Perché non mi mettono un indicatore nella mappa grosso con scritto valvolona?
manca ancora 35 minuti, io non so. Adesso devo capire tutta la planimetria, capire dove sono ste valvolone. Natsume fa dei rumorini di catena. Laundry, caffetteria. Basta. Allora. Sicuramente in lavanderia una sta, una c'è. Era proprio lì, Valvolona! Ci raggiunge anche il Riccio! Ciao, ciao il Riccio! Beh, adesso lui va a esplorare di là. Io vado nei bagni. Ah, che qui passo. Ditemi che lui... Sì, sì, tranquillo, vai. Puliamo le braccia.
Lui non è che adesso vuole sciacquarmi, eh? No complaining now. We have to wash every little part. Ok. Ok. Valvole. No, mi cacco in mano. Infatti. No. Vattene via! Via! Show! Non mi trovare adesso. Oh. Vattene via. Lea. Merda. Certo, ora... Voglio prendere anche questo, leggere che cosa dice. Estratto dal programma Mktultr. Mkultra. Oh, si chiama Mkultra. Mkultra. Tanto ora esco e chissà che succede. Ma che dici? Non vedo nulla. Mi farà saltare anche Padre Martin adesso. Thank you.
Capanno della manutenzione. Come la parte più bella del gioco. Perché sta ansimando? Perché sta ansimando? Che lui ansima solo quando c'è qualcuno di schifoso nelle vicinanze. No ragazzi, io sono veramente provato da questa cosa. Morlu, guarda. Morlu, penso che il peggio sia passato, te la devi vedere in replica. Perché non si apre? Dov'è il capanno della manutenzione? Sto capanno della manutenzione, dov'è? Questo. Morlu, il tipo con le forbici l'abbiamo appena fatto, cioè l'abbiamo fatto proprio oggi. Oh, oh, oh! Che succede? Che cos'è? Che cos'è? Sì, ora lui ha riconosciuto Wall Rider. Ho già consumato un'altra batteria. E chi è lui? Pazzo furioso. Salto nel buio, super sexy. Ok, cambio la batteria. Perché... io sto andando a caso, eh? Scendere per forza. Qui devo scendere per forza. Scendiamo. No.
Salvataggio, ragazzi, ma se ci fermiamo qua... detto I have to get out, me lo fa vedere lui. Questo è una piscia in un angolo. Oh, ragazzi, io sto tenendo sta torcia sempre aperta, ma... Ah, c'è anche una prigione? E io ovviamente adesso ci devo entrare. Ragazzi, ho finito le batterie. Ragazzi, per favore, ditemi dove devo andare, perché sennò io finisco tutte le batterie e poi non è molto bello se ci blocchiamo nel buio. Il sangue mi portava qua. Allora, no, qua non si entra. Ragazzi, scusate la domanda che non c'entra nel gioco. Ora come ora, recuperare una PS Vita a 100 euro per voi sarebbe un buon investimento? Secondo me la trovi anche un po' meno usata, non tantissimo, massimo una ventina di euro meno. Ci sono un sacco di titoli, allora, se ti piacciono i titoli nipponici, gli hunting game e le visual novel, ah, di qua. Assolutamente sì, è un ottimo investimento. Mi posso nascondere per sempre qua? Ragazzi, devo fare un po'. Devo fare un po' on and off con questa. Perché non sto finendo la batteria all'ultima che ho.
Che succede quando uno finisce le batterie? Si muove a caso. Ma mi ha dato il salvataggio. Sono morto, ma mi ha dato il salvataggio. Sì, dovrei essere saltato da qua. Quella era quella chiusa. Ce la deve fare lui, ce la può fare. Ah! Ah! Non è che adesso mi spunto davanti. Comunque, siamo nell'ala femminile. Non è che adesso spunto da qua. Perché la musica non va via? Com'è chiusa? In che senso è chiusa? L'acqua è così piena di sangue che sento l'odore ferroso. Come quando da ragazzi ci si metteva un penny in bocca. Meno male il penny, va. Ecco, la sensazione è quella. Ora i sussurri iniziano ad avere senso. Sto cercando una visione, è una specie di prurito. Basta, voglio entrare nella fontana. Mi sguazzo nel sangue. Ta, ta, ta. Prendo tutte le malattie venere che ci sono e basta. Poi chiudiamo qua questa diretta, secondo me. Una batteria. Una batteria. Ragazzi, dai, con questo salvataggio potremmo anche... Nella sezione femminile c'è anche qualche femmina pazza. You saw the wall rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. Soon, soon. Batteria? Batteria. Batterie! Sexy batteria.
culo. Chi c'è lui? No, chi è lui? Scusatemi. È tutto sempre più buio, sempre più buio. Questa musica, questa è super nuova. Non si vede nulla. Bagni. Ci interessano. Qui ovviamente è tutto chiuso. Certo. E bisogna consumare per forza tutte queste batterie però, cioè che ansia ragazzi. Chi è questo? Sì, sì, sono io, sì. Mamma mia, ragazzi. Che ansietta. No, posso qui? Sì. Sì, ho capito che cross from the upper floor. Non è che vado a metterci dei fusibili. Tre fusibili. In tutti i cazzo di horror ci sono i fusibili. Porca miseria! In tutti, oh, in tutti. Ma da qua sono venuto? In tutti gli horror, in tutti i survival ci sono i fusibili. Oh, portateveli da casa! Portateveli da casa! Ho una scatola di fusibili. Esci due stack, stacco fra 4 minuti sostanzialmente. Facciamo le solite 2 orette.
o alla prossima morte, comunque, insomma. Non... E qui si può passare? Batteria. Ah, ha fatto anche un salvataggio. Che bello. Che cosa clemente che salva fra un fusibile e l'altro. Ah! Basta. Basta. No. Oh. Ma l'ha fatto il salvataggio, scusami. E io l'ho fatto il salvataggio, l'aveva fatto. Comunque. Pesante sta roba, eh. Ah, lui proprio si incazza. Vabbè. Beh, sono qua. Qui c'è l'altro fusibile. Sto citando palesemente, ovvero mi imparo la planimetria. Così dopo un'altra batteria, ok. Sì, vabbè. E qui c'è l'ultimo fusibile. Va bene. Però alla caccia dei fusibili ci andiamo la prossima volta. Alla caccia dei fusibili ci andiamo la prossima volta. Adesso io, ringraziandovi per avermi seguito, che non so nemmeno quanti siete. Mettiamo pausa. Più di 500 quest'ora. Grazie ragazzi, ringraziandovi infinitamente per avermi seguito. Vi saluto tutti, ci vediamo la prossima settimana con la Discomfort Zone, non so esattamente il giorno perché il 17 e il 18 sarò a Parigi, quindi con tutta probabilità con Todd faremo un Q&A direttamente lunedì, visto che venerdì presenteranno Switch e avremo da parlare tanto e abbondantemente dei giochi di lancio che proverò a Parigi, sia a Londra. E poi eventualmente, se Todd è disponibile, facciamo anche un altro Q&A invece dopo la mia prova di Ghost Recon, dedicato esclusivamente a Ghost Recon. E la Discomfort Zone la faremo giovedì sera o venerdì sera. Domani ore 17 abbiamo un Q&A con Serena sui Q&A di quelli interculturali, come stiamo facendo in questo periodo, dedicato a cinema e in particolare ai film più attesi del 2017. C'è tanto, da John Wick 2 a tutti i cinecomics che adesso non mi vengono in mente, ma che domani discuteremo abbondantemente. Cuori viola, ciao ciao, a presto!